Buon pomeriggio ragazze, come state? Bentornate in un nuovo video. Oggi è lunedì 24 ottobre ed è il secondo video che vi registro. Sono le 16:30. Sono in camera mia perché vi devo far vedere delle cosine. In soggiorno, sapete, c'è un bel po' di confusione tra i gemelli, Alex che è tornato da scuola. Allora, innanzitutto vi faccio vedere questo album che mi è appena arrivato dal sito di Vienna Rose, che ovviamente ringrazio per l'opportunità che mi ha dato. È la prima volta che ho piacere di collaborare con loro. Loro hanno un sito veramente molto molto carino dove praticamente vendono album di fotografie di diversi generi, diverse misure. Addirittura c'è anche un formato in cui poter fare un piccolo decoupage. Ci sono poi tutte le istruzioni, i video, sono veramente molto carini. Io vi lascerò una clip, ho iniziato a farlo con Alex. Ho messo qui una foto mia e di mio marito di qualche anno fa, però sicuramente andrò a stamparne altri. Io ho una passione veramente smisurata per le foto, metterei foto ovunque. Ovviamente non si può. Allora, l'album l'ho scelto di colore grigio perché credo che stia bene con i colori della mia casa. E inizialmente volevo fare l'album delle foto del matrimonio, poi ho pensato di fare un album di famiglia. Infatti, ho già scritto con la penna. Avete in allegato la penna, costa meno di 20 euro, quindi è un prezzo accessibile a tutti, è una bella idea per fare un bel regalo anche ora che siamo sotto Natale. Ho scritto album famiglia e ho iniziato a farlo con Alex. È veramente semplicissimo da utilizzare. Praticamente dovete togliere questa pellicola e inserire dentro le foto. Io ho messo una con Alex, una sotto con i gemelli, qui erano più piccolini, e poi ne ho messa una dove sono con i bambini e con Maria al compleanno dei gemelli, era il primo compleanno. E ci sono veramente tante pagine per poterlo riempire, poter scrivere, veramente ci sono diversi formati su cui potersi sbizzarrire. Io ho un codice sconto, vi lascerò qua tutte le informazioni, le trovate anche nell'info box. E essendo io un amante delle fotografie, quando ho ricevuto la possibilità di questa collaborazione, seppur magari può sembrare un oggetto piccolo, magari per qualcuno senza significato, per me lo è perché ci tengo tantissimo a immortalare ogni momento quello che comunque posso nelle foto. Faccio tantissime foto, ne stampo tantissime, ho delle chiavette proprio con dentro delle foto. Si è persa, secondo me, un po' la passione nel metterle negli album, essendo che tutto è così digitale. Ogni tanto, quando magari abbiamo voglia di guardare qualche foto, dobbiamo scorrere un telefono, il computer, la chiavetta. Invece a me la sensazione comunque di sfogliare un album, di guardare le foto, di avere dei ricordi nostalgici mi fa stare bene, vi dico la verità. Quindi sarò felice di andare avanti a farlo con i miei bambini e ovviamente più con Alex perché è più grande, i gemelli sono piccoli, lo vedranno quando saranno in grado di capire e vedranno qua tante foto della famiglia, quindi voglio metterle anche con mia mamma, con mia sorella, insomma con tutti, anche con gli amici più stretti perché proprio è un album di famiglia. E quindi ecco perché la mia felicità nel ricevere un oggetto che può sembrare tanto piccolo. Comunque ragazze, insomma, spero vi piaccia. Vi ripeto, vi lascio ogni riferimento e fatemi sapere cosa ne pensate. Cambio pacco perché ho da farvi vedere altre cosine. Aspettavo con ansia questo pacco, vi dico la verità, perché è in collaborazione anche questo col sito di Milano, con il quale ho già collaborato. Ringrazio nuovamente per l'opportunità, perché io quando collaboro con qualche sito che mi piace, che comunque considero importante, mi sento io per prima importante. Quindi grazie nuovamente a Milano. Ho scelto dei vestiti, secondo me molto carini, non vedevo l'ora di riceverli. Ne ho qualcuno, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8 cose da farvi vedere. Il sito di Milano offre un po' di tutto, quindi avete l'imbarazzo della scelta sia di prezzi che di tipologia di vestiario. A me piace veramente tantissimo, a maggior ragione collaborandoci perché comunque mi inviano diciamo questi capi scelti da me. Vi lascerò il codice sconto e il link di riferimento del sito di Milano. E ora apriamo i pacchetti così ve li faccio vedere e poi li provo insieme a voi. Ragazze, iniziamo da quello che mi incuriosisce di più. Ho scelto un giacchetto, spero sia giusto il termine, in simil pelle, quelli, il chiodo, diciamo. Eccolo qua, mamma mia, lo sognavo da tantissimo tempo, devo essere sincera. Ho sempre avuto un po' di timore nell'acquistarlo, però quando l'ho visto ho detto stavolta ci provo. Allora, ho preso come taglia una XL perché secondo me le giacche vestono sempre un po' più grandi. Quindi ha la cerniera, mamma mia, ho la pelle d'oca, non vedo l'ora di provarlo. E finisce comunque abbastanza lunghetto, forse anche un pelo grande, non lo so. Comunque lo proviamo insieme. Dopodiché vedo un jeans, non mi ricordo neanche bene come li avevo scelti. Ah, ok, adesso me lo ricordo. Avevo scelto un jeans a vita alta, io li uso sempre a vita alta e che finiscono stretti nella gamba con questo fiore disegnato blu. Ecco qui. Tra poco sapremo come mi sta e se mi va bene. E ho scelto una M. Dopodiché ho scelto delle maglie casual da usare tutti i giorni. Mi pare di aver scelto tutte delle M, se non ricordo male. Anche questa sì è una M, ma penso anche le altre. Ho scelto questo colore grigio, bianco e rosa con un po' di colletto. Già sentirlo il materiale mi piace tantissimo, ma in generale, avendo già collaborato con Milano, conosco un po' i loro tessuti e mi piacciono un sacco. Questa non me la ricordo, vi dico la verità. Presumo che sia una tuta taglia M perché vedo che sono due pezzi. Quindi la felpa grigia con il cappuccio e il pantalone che finisce sempre stretto ed è un materiale bello caldo, è in pile. Bene, non ho l'ora di provare tutto, l'ho già detto mille volte. Ho poi scelto, ah, ecco, non possono mancare le maglie un po' leopardate, ma che con le macchiette perché a me piacciono un sacco. Questa qui, mamma mia, che bella, mi piace già vedermela addosso ed è un pochino forellata, quindi il cosiddetto vedo non vedo. Questa qui ha il motivo leopardato, mi pare, se ricordo bene, su questo punto. Ho scelto anche di quest'una M e ha praticamente questo dettaglio, quindi dovrebbe stare un pochino, diciamo, dovrebbe scendere tra virgolette un po' su questo punto. Ecco qui, quindi grigio nero, sapete ormai chi mi conosce che sono i colori che utilizzo sempre, difatti questo è un colore un po' diverso per me, ma vi dico la verità, il verde mi piace veramente tanto quest'anno. Ho scelto questo perché mi piaceva questo dettaglio sul seno e infine un altro jeans, quindi vedete che io scelgo sempre cose pratiche da tutti i giorni perché vanno bene per il mio tipo di vita, ecco. Comunque questo jeans sempre a vita altissima, veramente alta, mi piace un sacco, sembra super elasticizzato con questi punti un po' tagliati sulla gamba. E adesso ragazze, proviamo tutto perché non vedo l'ora. Vi lascio qualche clip in cui lo provo e ci vediamo tra poco. Allora ragazze, ho provato la prima maglia, quella verde un po' scollata e il jeans. Allora, la scollatura è veramente veramente molto bella, mi piace tanto, anche come veste, è veramente molto morbido il tessuto.
il jeans è super elasticizzato. Allora, sapete che io ho la mia pancetta, questa è una M ed è perfetto perché calza veramente benissimo, finisce giù molto stretto. E che dirvi, se avete anche voi un po' di pancetta come me, questo jeans è perfetto e anche la maglia. Mi piace veramente tanto la scollatura. Proviamo il resto. Ragazzi, ho provato questa maglia e che ve lo dico a fare, mi piace, sono felice. Mi piace un sacco anche questa, la vedo molto adatta anche con i leggings la mattina per andare a prendere Alex. Bella, mi piace tanto. Ovviamente amando il leopardato, amo la parte leopardata. L'ho provata sempre con i jeans di prima e mi piace tantissimo. Adesso vado a provare questa e provo l'altro jeans. Questo dolce vita lo amo letteralmente. Il jeans invece non mi fa impazzire, nel senso che se questo è il mio genere al 100%, nel senso che io uso molto elasticizzato, questo jeans è, non lo so, veste più da pantalone, quindi non mi piace come mi fascia qui. A me piace che mi arrivi fin sopra l'ombelico, invece questo arriva qua. Lo userò comunque, però diciamo che tra i due jeans preferisco molto di più quello elasticizzato. Adesso provo questa che era quella che più mi entusiasmava, quindi vediamo. Io felice come una bambina. Questa qui non mi ricordavo di questo dettaglio, finisce un po' più sopra, un po' più sopra, insomma un po' sopra rispetto al polso. E adoro perché io ho sempre questo vizio di far così con le maniche. Ho sempre il jeans di prima e questa qui è la mia preferita in assoluto. Poi mi piace questo vedo non vedo. Proviamo la giacca insieme. C'è la cerniera, ecco. Vediamo se ho fatto bene a prendere una XL perché io ho pensato che magari sotto avevo una maglia un po' più grossa e quindi andava meglio una taglia in più. Ce la posso fare. Qua. No, vabbè, io credo di non essermi mai vista con un giacchetto del genere, quindi non so neanche se cosa dire. Nel senso che è proprio fuori dal mio genere, però sicuramente mi piace, mi ci devo abituare, ragazze. Adesso manca la tuta, vediamo subito. Ed eccomi con la tuta. No, non ho le tasche, peccato. Però le ha nel pantalone. Allora, la M va bene. Però sarà il colore, non sono abituata a vedermi col chiaro. Quindi vi dico la verità, non mi fa impazzire come mi sta, però è veramente molto bella e soprattutto molto calda. Quindi rimango innamorata di tutte le maglie del jeans chiaro e mi ci devo abituare per il giacchetto e per questa tuta. Fatemi sapere voi quale di questi capi vi è piaciuto di più. Noi ci vediamo nel video di proseguimento di domani. Vi mando un bacio e per voi sarà un attimino, per me sarà tra qualche ora, ma ci rivediamo tra poco.
Buongiorno, oggi è il giorno dopo. Allora, è il 25 ottobre, sono all'incirca le 9:40. Sono fuori con Maria e i gemelli perché oggi il tempo è decisamente migliorato. C'è un po' di freschino, vi dico la verità. Allora, io indosso una delle maglie che mi ha inviato Milano, perché dopo il video ho lavato e asciugato tutto, così stamattina l'ho potuta provare e questa è in assoluto la mia preferita. Comunque adesso facciamo un giretto, siamo qui dove c'è il Teddy, abbiamo fatto colazione, ho fatto la ciambella variegata buonissima. Facciamo un giretto da Teddy e poi penso che concluderò il video con magari qualche prodotto finito, così diciamo che è un video un po' diverso dal solito. I bimbi sono qua. Buongiorno! E adesso andiamo da Teddy. Allora ragazzi, sono le 11:30, sto preparando il pranzo, oggi faremo un risottino veloce al latte. Siamo stati da Teddy, ora vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, quando ho visto questo, felicissima, perché voglio realizzare con Alex il calendario dell'avvento. Voglio realizzare con Alex il calendario dell'avvento, quindi vedete, ha tutte le parti da comporre con i fiocchetti, i sacchettini, poi in ogni sacchettino si metterà il regalino e verrà così, quindi secondo me è uno spettacolo con tutti i sacchettini appesi, con gli adesivi del giorno, quindi dall'1 al 24. Ed è costato 5 euro, quindi veramente un super prezzo, perché guardate quante cosine all'interno, i pacchettini, l'alberello, la base per farlo stare ovviamente in piedi, gli adesivi, i nastrini, questo è Liam che gioca, quindi questo per Alex. Ho preso uno zerbino al costo di 1 euro da mettere fuori alla porta di entrata. Stasera sono abituati a dare il latte agli animaletti e quindi gli ho preso la bambolina con il biberoncino, la macchinina piccola, il vasino e il biberon al costo di 5 euro. Tieni amore, vai a giocare. Ho poi preso per me e Maria 2 tovagliette per la mattina, per la colazione, che si sposta sempre, pagate 55 centesimi, erano in offerta, una bianca e una grigia. Ho poi preso questo centrino da mettere qui sul tavolo al costo di 1,50 euro, tema natalizio. Questo organizzatore che ora vi faccio vedere, voglio mettere in bagno per i trucchi che uso tutti i giorni in modo che restino ben sistemati. Ho poi preso una bottiglia di vetro al costo di 1 euro per mettere l'acqua e metterla in frigo. Una bottiglia da portare fuori per Maria col tappo, sempre in vetro a 1 euro. E infine ho acquistato... Ho ricreato io, diciamo, un portatorte, perché quelli che c'erano erano veramente grandi e non mi piacciono perché mi danno sensazione di disordine e costavano tra l'altro 9-10 euro. Io invece ho preso un semplice piatto grigio, pagato 1,50 euro, e il coperchio apposta, vedete, ha questi due cerchietti dove mettere le dita e poi mettere la torta. Ora lo lavo e metto la torta che ho fatto stamattina, quindi ho ricreato con 2,50 euro un portatorte. E basta ragazzi, questi sono stati i mini acquisti al Teddy. Adesso pranziamo e ci rivediamo tra poco con i prodotti finiti. A dopo! Thank you.
Grazie, rieccomi, buon pomeriggio, sono le 12:50, i gemelli si sono appena addormentati, motivo per cui ho abbassato la voce. Io ho finito di fare tutte le mie cosine del post pranzo e ora sono un attimino tranquilla per farvi vedere qualche prodottino finito. Ho pensato di inserirlo in questo video che è un po' diverso dal solito, dato che comunque l'ho iniziato ieri facendovi vedere l'album e i vestiti di Milano e poi qualche piccolo acquisto per da Teddy. E sicuramente quando mi metterò a fare il calendario dell'avvento con Alex, che lo voglio già preparare perché è un qualcosa che a lui piace tanto fare, sicuramente riprenderò così vi farò vedere il risultato finale. Allora, iniziamo subito. Ho finito questo mega fusto da 105 misurini del detersivo soft Blue Oxygen. L'avevo comprato al Tigotà al prezzo di 5,99 o 4,99, uno dei due, non ricordo, e ho fatto male a non prenderne più di uno, perché poi la spesa successiva mi ero trovata in difficoltà in quanto sia alle Sirene Blu che al Tigotà non avevo trovato nessuna buona offerta sul fusto in polvere. Apro una piccola parentesi perché spesso mi viene chiesto. Io non utilizzo il detersivo liquido per il semplice fatto che faccio veramente tante lavatrici al giorno e non è per niente conveniente. Ogni tanto lo prendo perché c'è ad esempio quello della Dixon Blue e quello della Dash Blue che mi piace veramente tanto, ha un profumo veramente stupendo, però sono anni e anni e anni che utilizzo quello in polvere. Alla fine compro sempre gli stessi marchi, quindi quello della Sole, Biopresto che pare introvabile ultimamente, Soft e Lanza. Allora, quello della Lanza mi ha chiesto una di voi, non ha un profumo molto molto persistente di quelli che quando apri dici ah, però per il prezzo che ha, che è uno di quelli veramente più convenienti, pulisce bene, lascia i capi comunque puliti e lo utilizzo su tutto, quindi sia i capi neri, le tovaglie, i vestiti bianchi, insomma lo uso per qualsiasi cosa. Ecco, il detersivo in polvere mi trovo molto bene perché mi viene chiesto se mi crea qualche fastidio. Assolutamente no, io ho la vaschetta della lavatrice che è rovinata, il punto in cui si mette il detersivo in polvere. Ho provato anche diversi trucchetti che alcune di voi mi hanno consigliato, però non va via, proprio è un punto in cui anche se lo lascio a mollo tutta la notte non va via. O devo trovare un trucchetto che ancora non ho provato, oppure me lo tengo qui. Così, quindi semplicemente metto la polvere direttamente nel cestello perché essendo che non ho un contenitore adatto ed essendo che il contenitore, quindi essendo in cartone, sta a terra, si crea umidità e quindi ogni tanto mi crea delle palline all'interno della lavatrice, motivo per cui da quando ho seguito il consiglio di una di voi metto direttamente nel cestello e problemi poi non ce ne sono. Quindi super. Quindi questi sono quelli che io utilizzo. Questo qui era stata veramente una grande offerta. Quando sono tornata c'era sempre della soft, ma 45 misurini purtroppo. Quindi forse è stato solo una prova lancio, non lo so perché un prezzo veramente super. Scusate, ma ho qualche problema col cavalletto, quindi ogni tanto si gira da solo, scusate. Poi ho finito questi panni brown, questi per pulire a terra con una scopa tipo Swiffer e sempre della brown i pannetti per le superfici in legno. Allora, chi mi segue sa che li ho avuti in regalo con la collaborazione con Brown e mi sono trovata veramente molto bene. Ho guardato i prezzi al supermercato perché comunque li voglio ricomprare, soprattutto spero di aver conservato la confezione di quelli disinfettanti da passare sulle superfici dure, che quelle là sono state le prime che ho finito, e i prezzi che ho visto in giro sono tra i più bassi rispetto a tanti altri marchi. Si parla di 1,99 euro, 2,99 euro, quindi veramente super. Mi sono piaciuti veramente tantissimo. Trovo che Brown sia veramente un marchio molto, molto buono.
finito questo Vert, sapete chi mi segue da un po' che io amo il marchio Vert Chantecler. Questo qui non l'avevo mai provato, arancia e zenzero. Scusate. Chiedo scusa. Allora, rispetto, vediamo se c'è una mossa di nuovo. Aspettate che ve lo prendo. Allora, questo qui è in assoluto il mio preferito della Vert Chantecler. Mi trovo talmente bene che veramente lo prendo, lo finisco, lo riacquisto. Questo qui, essendo più sgrassatore, ha bisogno di un po' più di risciacquo. Quindi ho trovato che fa come un po' più di schiuma, però è veramente ottimo perché l'ho usato sulle magliette super sporche dei gemelli di pappa. Le ho messe un po' a mollo nell'acqua con questo e questo qui è stato una bomba. Quindi secondo me è veramente super. Ma per le pulizie, diciamo, ordinarie, questo qui è mitico perché oltre che essere igienizzanti non lascia aloni residui, infatti c'è proprio scritto, e non ha bisogno di continuamente di ripassare la spugna. Ecco, questa è la differenza che trovo, ma questo qui è anche questo veramente, veramente super. Finita una classica candeggina che utilizzo sempre per le pulizie, prevalentemente del WC e della doccia, mi trovo sempre molto bene. Ecco, quando non trovo la papera d'ac che non ho qua, oggi no, la papera d'ac che è il mio prodotto per pulire il WC preferito perché ha un profumo che mi ricorda quello degli ammorbidenti e ha un colore intenso blu. Alla fine ricado sempre su Speak and Span, che ha un bellissimo colore verde, pulisce bene, ma ha un odore che veramente non mi piace. E ogni volta me lo dimentico e quindi lo riacquisto. Comunque, a parte l'odore, è molto buono anche questo. Allora, ultimamente per lavare i piatti sono ritornata ad utilizzare detersivi tipo Nelson Sole rispetto a quello concentrato, che io ho la confezione sul lavello. Perché veramente ha dei prezzi allucinanti, si parla anche di 3 euro, quindi non sempre ho la voglia di spendere 3 euro per quello concentrato, quindi magari compro questi qui che costano 79, 89, 99 centesimi, 1 euro. Però devo ammettere che rispetto a quello concentrato ce ne vuole di più, quindi se magari risparmi da una parte, comunque non risparmi dall'altra. Però diciamo che lì per lì hai il risparmio di non dover spendere quasi 3 euro. Ecco, quindi comunque Nelson è uno di quei marchi che mia mamma usa da un sacco di anni e quindi posso dire che ci sono cresciuta con Nelson. Mi piace molto soprattutto perché ha un buon profumo. Allora, questo qui è in coppia con, ora ve lo faccio vedere perché me lo chiedete sempre. Allora, questo è in assoluto il mio spray per profumare casa, ha un'azione anche igienizzante, ha un profumo meraviglioso di blu. E io proprio lo spruzzo come fosse un profumo e non è assolutamente pesante, ne so che ci sono dei profumatori che hanno talmente un odore, io utilizzo il termine nauseante perché poi non riesci più a tollerarlo. Questo qui è fantastico, mi chiedete sempre dove lo trovo. Io lo acquisto o alle Sirene Blu o al Tigotà. Alle Sirene Blu a prezzo pieno costa 2,59 euro, al Tigotà mi sembra 1,99 euro ed è fantastico, forse magari anche dai cinesi. E questo qui è il suo, diciamo, ha un profumo meraviglioso, peccato che fanno queste confezioni piccole che a me durano pochissimo. Comunque anche all'interno olio essenziale di Tea Tree antibatterico naturale Ocean Paradise, come questa, credetemi che sono la coppiata vincente. Io questi qua veramente li amo e tra l'altro se voi non amate i profumi blu ci sono tantissime profumazioni che vanno dalla lavanda alla vaniglia, al muschio bianco che mi piace anche quello, al talco che mi piace anche quello, al fioretto, quindi vedete avete un sacco di scelta e costa sui 2 euro. Sì, e tra l'altro è anche un peccato buttarli perché hanno una confezione stupenda, ma questo qui veramente non riesco più a farne a meno.
Allora, ho conservato un pacchetto di salviette che ogni tanto mi viene chiesto quali tipi di salviette uso per i gemelli. Queste qui sono il pacco da 72 pezzi per un prezzo di 99 centesimi. Vanno bene sia per il cambio visetto e manine. Io li uso da quando sono nati, loro hanno quasi 17 mesi e mi trovo benissimo. Uso questo e queste qua non sono finite, ma sono nella confezione giallina, penso che cambia solo il profumo. Dicono che puliscono e rinfrescano dolcemente la pelle lasciandola vellutata e profumata. Confermo perché sono molto buone. Finito questo favoloso che compro, ormai comunque devo dire che per i gemelli sto usando anche il Mon Amour, che prima non lo usavo perché erano troppo piccoli, quindi ormai quello che uso per noi sto usando anche per loro. Comunque questi, quando li trovo in offerta, li acquisto, hanno un profumo molto delicato e sono studiato per le pelli sensibili, in particolare appunto per quelle dei neonati, quindi super, ne ho usati tantissimi quando erano piccoli piccoli anche per Alex. Avevo provato questa morbidente che ora non mi ricordo neanche dove l'avevo acquistato, devo essere sincera, ma non sa da niente, cioè praticamente non sa da niente. Cioè qua all'interno del flacone ha profumo, ma una volta che poi fai la lavatrice, no. Infatti io l'ho usato alla fine per i tappeti e le tovaglie, perché non mi è proprio piaciuto. Poi finita, e penso che si veda molto bene, non c'è però il tappo perché i gemelli mi fregano tutto quello che possono fregare, la Leocrema. Allora, so che a livello di ingredienti non è il massimo, lo so. Io ogni tanto la compro perché mi ricorda l'infanzia e mi piace un sacco anche solo semplicemente vederla lì. L'ho usata, vi dico la verità, anche per i gemelli, per Alex, per me, per le mani screpolate. So che gli ingredienti non sono il massimo, ma sono quei tipi di creme che, con cui cresci, e anche se sai che non sono appunto il top, li compri. Comunque costa 1,50 euro neanche. Finito questo bagno doccia della Licia, si è staccato l'adesivo davanti, molto buono, delicato, e, ecco, con acqua micellare e fiori di loto. Ecco, io cerco di comprare sempre quelli delicati perché soffro di pelle secca e alcuni sono troppo aggressivi, sia sul viso che sul corpo. Se sono troppo aggressivi sento proprio la pelle tirare, ma con questo qui devo dire no, costa all'incirca 2 euro. Ah, ecco, abbiamo conservato questo che purtroppo è finito, ma non, insomma, non ci soffermo di nuovo, se no ci parlerei per ore. Però forse non ho detto che potete profumare appunto tessuti, lenzuola, divano. Io lo uso per tutto, l'ambiente in generale, anche magari apro l'armadio e do una spruzzata, una rinfrescata ai vestiti dentro. Allora, finito deodorante Brutalco, io non posso vivere senza, adesso che ho proprio necessità di utilizzare deodorante, utilizzo quasi sempre quelli della Brutalco e mi trovo bene ed è uno di quelli che compro sempre. E questo Malizia Uomo che costa all'incirca 1 euro, ci sono diverse profumazioni, compro per i miei ometti grandi, quindi mio marito e Alex, ed è praticamente un 2 in 1 shampoo doccia, perché loro hanno sempre fretta, non potrebbero usare uno shampoo, un bagno schiuma, no, non si può, quindi vogliono assolutamente il 2 in 1 o 3 in 1 addirittura, quindi super. E basta ragazzi, è finito tutto, sì, vi ho fatto vedere tutto, non sono tantissimi i prodotti, però almeno ci siamo soffermati un po' di più. Tra l'altro spesso vi sto riprendendo scene in cui mi lavo i capelli, sto utilizzando in questo periodo i prodotti della Sunsilk che non ho qui, e shampoo e balsamo più la crema lisciante da utilizzare prima di asciugare i capelli. Costano 1,29 euro, ma credetemi che sono davvero ottimi. Se riesco vi lascio qui magari una piccola immagine dei prodotti di cui sto parlando. Non li sto sponsorizzando, ma semplicemente volevo dirvi che veramente pagando poco
con quel tipo di prodotto si riesce ad avere dei capelli lisci. Anni fa l'avevo provato e non mi era piaciuto. Ora non so se hanno cambiato magari qualcosa, ma penso di sì nella formulazione e quindi ora li trovo veramente eccezionali. Sicuramente li vedrete nel prossimo video di prodotti finiti. Detto questo, ragazzi, io vi saluto perché sarà venuto anche questo video lungo, non riesco a farli più corti. E vi mando un bacio, vi ringrazio, ringrazio tutti gli iscritti, tutti coloro che ci seguono con affetto e invito i nuovi, se hanno piacere, a iscriversi al nostro canale. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!